Si indaga anche per l'ipotesi dell'origine dolosa per l'incendio che ha danneggiato seriamente un'azienda ad Asina Lucana nella notte tra sabato e domenica, ad andare distrutti materiali, attrezzature e anche macchinari. Il rogo si è scatenato nella notte. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo, un vigilante del gruppo Sicuritalia Ivri, che ha notato le fiamme, ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Eugenio Siena. Per oltre 6 ore i pompieri hanno lavorato per poter spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Un'altra squadra dopo, comandata dal caposquadra Alessandro Morello, ha provveduto alla bonifica dell'area. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Davide Acquaviva, e il nucleo investigativo dei vigili del fuoco. Infatti la procura di Lagonegro ha disposto il sequestro dell'area. L'ipotesi dolosa è molto forte. A quanto pare e da quanto trapela, sarebbero stati trovati degli indizi che lascerebbero presupporre che possa essere stata una mano estranea a far scatenare l'incendio. Per chissà quale motivo, le forze dell'ordine e gli inquirenti quindi stanno cercando di capire, oltre all'origine dell'incendio, chi e perché avrebbe fatto questo atto. Incendi, i danni e shock ad Atena Lucana.